Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa prima Deck Profile da penso una vita e mezzo a questa parte. Oggi abbiamo una delle persone che è un pilastro di questo canale, è della Lord di Cappello di Paglia. Oggi siamo qui con Christian Salcuni che ci presenta la sua Deck Profile di God Control. In realtà non è God Control, è Chaos Control, perché God non mi piace giocare né Escape God né Metamorfosi, e anche perché non ho 15 euro da spendere per Metamorfosi. E niente, in questo periodo di virus diciamo che ho giocato God per staccare un po' dal meta e divertirmi con gli amici. Allora, come mostri, vabbè, gioco le parti standard, che è un BLS, due sorci, e due sorci bastano, non ne servono tre. Questi qui, dalla regia mi hanno detto che devo giocare per outare la fusione di God Control. E vabbè, no, comunque è abbastanza standard come reparto. Alla fine abbiamo tanti luce dark, ma non così tanti da giocarne tre di sorci. Se dovessi giocare tre sorci, dovrei giocare anche End Destruction, magari. No, Card Destruction, quella che scarta tutto. Però non mi piace come carta, che la vedo molto situazionale e molte volte aiuta anche l'oppo, di conseguenza mi trovo bene così con loro. Come scartini, ho una versione basata molto sugli scartini, diciamo. C'ho anche molte trappole e molte carte che o mi danno vantaggio o mi riciclano cose. Appunto c'ho i tre Thunder Dragon che, uno, fanno presenza al cimitero perché comunque mi mandano light senza bisogno di altre carte. In più mi mandano in più, magari sia per Graceful Charity, anche per le altre carte come Re Jackie Break o altre carte per scartare. La Tech fortissima è Night Assaliant. Questo è grosso perché abbiamo tanti effetti scopri. E questa, quando viene mandata al cimitero, ressa, ci riprende in mano, ricicla un mostro con effetto scoperta. Non se stessa, non lei che viene mandata al cimitero, ma se abbiamo due natasse adatte al cimitero, l'uno riprende l'altro praticamente, così via. Quindi diciamo che, dato che abbiamo molti scartini, sono risorse che praticamente non sprechiamo. Voi mostri con effetto scopri, giochiamo due Magician of Fate. Vabbè, tanto questo tipo di mazzo giochiamo molto con le spell, di conseguenza servono carte che riciclano. In più con Tsukuyomi, guarda che sta, con Tsukuyomi che risettiamo e scopriamo in continuazione, andiamo molto molto in vantaggio. Magari tipo con altre carte andiamo a mandare in meno l'oppo, come con due di meno carte varie. Altri mostri infatti scoperti sono due Decoici, ma anche questo è forte perché innanzitutto è dark, quindi alla fine, oltre agli scartini, appunto abbiamo tanti mostri da scartare che comunque sono utili al cimitero per loro due. E quindi vabbè, l'unica cosa di giocare tutti questi effetti scopri è che appunto a volte succhiamo pesantemente da, come si chiama, Nobleman, e quindi bisogna giocarsi attorno a Nobleman. Io ci ho messo una carta fortissima contro Nobleman che adesso faccio vedere. Poi vabbè, Serpente Sinistro è fortissimo da scartare sia insieme agli altri scartini sia con Graceful Charity. Molte volte Graceful la tengo finché non vedo anche il serpente, o magari lo aggiungo con Sangan, appunto per avere la massima value da Graceful Charity. Inoltre forte anche magari quando l'oppo fa due di meno, se ce l'abbiamo in mano, comunque sia, è una carta che non ci dà fastidio scartare. Poi vabbè, cose staple sono Kiko, forte anche contro gli altri Light and Dark, ma in generale quasi contro tutto, contro gli altri Chaos. Comunque togliamo i pezzi dal grave, andiamo sempre a togliere pezzi luce e oscurità. Inoltre, se mai lui non può attaccare per qualche strano motivo e lui ha loro due in mano, non può neanche evocarli perché l'oppo non può rimuovere carte dal grave con questa, mentre noi invece sì. Cavaliere delle Lame, come ho detto che io succhio con Nobleman dai mostri in effetto scoperta, questo è un'altra carta che ci aiuta contro gli altri mazzi che hanno comunque mostri con effetto scopri, perché se è l'unico mostro sul terreno e attacca non fa attivare gli effetti di mostri scoperta. Forte contro Scape, guarda, vabbè, c'è poco da dire. Forte contro tutti, in più ci fa scartare carte da mandare al grave, anche questo poco da dire. Cosa devo, non devo dire niente nemmeno di questa, perché hanno tutte le carte staple questa alla fine, e anche lui. Le uniche due tech che invece ho messo e che mi piacciono tanto sono lui, che praticamente è una versione un po' più debole di questa qui. Tipo, se abbiamo, io gioco anche Rota, se abbiamo questa in mano vado ad aggiungere o questo o l'altra carta Tech Suprema. Questa che alla fine ha lo stesso suo effetto, solo che deve essere risorto in battaglia, anche se tipo lo mettiamo coperto, poi comunque ha con 1006. Lo mettiamo coperto, ce lo attaccano e ce lo distruggono, magari tipo per bittare due con BLS, farci danni faccia, non so. Questa qui comunque quando viene spaccata banna uno.
e quindi boh, mi sembrava forte. In più è addabile di rota comunque. Altro mostro sabile di rota è lui, che è un muro incontrastabile. Lui dice che, vabbè, fa schifo d'attacco, un 100, non importa. 2006 di difesa, quindi è enorme. Dice che se è settato e viene targettato da una carta coperta, o viene scelto come da una carta coperta, si flippa e annulla quell'effetto. Quindi andiamo a fare i mind trick mentali contro l'oppo, che magari settiamo uno, lui non sa cos'è, ci fa un Obelman sopra, questo qui lo si flippa e lo annulla. In più, parlo per esperienza, è difficile tanto da buttare giù se non si hanno carte come o varie trappole che levano tipo Rajack Break, o magari, non so, BLS o Sorcio. È un bel mattone che sta lì e para. Par, fa guadagnare tanto tempo. I mostri sono finiti. Con le magie gioco, vabbè, un tifone, perché ci sta sempre. Book ne gioco uno, perché a due mi sembrava abbastanza pesante, anche perché giocando il Tsukuyomi non ne sento la necessità di due. Inoltre non mi piace neanche troppo come carta da usare contro l'oppo. Cioè, alla fine ci sono tantissimi mostri che infatti scopri forti in questo meta. Book of Moon quasi che è un vantaggio farlo sui propri per settare che su quello dell'oppo. Solo che a questo punto ho detto preferisco mettere altro che settarmi mostri da solo. Rota, vabbè, Serge ha un sacco di cose forti, quindi alla fine ho detto perché non metterla. In realtà la cosa che Serge sempre è lui o questa. Quando uno di due sta in mano, se o cerco l'altro o se sono in mid game prendo lui. Vabbè, Eevee Storm, fortissima, c'è poco da dire. Lui se ti cavano BLS lo resta e vinci. Night Steel ruba le partite. E doppio Nobleman, vabbè. Penso sia una delle carte più forti di questo meta perché praticamente countera tutto e niente. E poi vabbè, due di meno, Anfora e Charity della Trinità. Poi come trappole gioco appunto tre Rejaki Break che sembrano pesanti ma non sono perché praticamente tolgono tutto. Tolgono pezzi grossi che magari non riusciamo a togliere. Tolgono settate dell'oppo, tipo se partiamo prima e settiamo una Rejaki Break lui parte male o parte comunque con una set che non vogliamo vederla contro. Tiriamo e rompiamo il background, oppure, non so, mostri settati, ad esempio con Tsukuyomi risetta un effetto scopri forte, con questo qui lo possiamo andare a togliere se magari non abbiamo Nobleman, cioè è veramente forte, poi comunque se non andiamo mai in meno, cioè il fatto che scartiamo una carta è veramente irrilevante, alla maggior parte delle volte sono Draghi del Tuono, o Night Assaliant, il Serpente Sinistro anche, o comunque anche fossero altri mostri, tipo mostri Luce Oscurità, ci fanno comodo al cimitero, quindi non è mai un problema scartare. Poi vabbè, lui per vincere le partite che dopo ci ha ribaltato. TT è sempre forte, Mirror è sempre forte. E l'extra non lo gioco perché non mi serve in questo mazzo. Tanto non c'ho neanche Metamorfosi, ma la vedo molto forzata. Cioè a me Metamorfosi sinceramente come carta non mi piace. Cioè non c'ho proprio voglia di giocarla e puntare tutto sul fare una giocata come Scapegoat Metamorfosi. Che sì, va bene, è forte, ma ce ne sono tante di più forti. E boh. Poi sarà che gioco questo formato per divertirmi, non per fare una mini lock che fa fermare la partita in quel momento, quindi boh, mi trovo bene così. Strano a dirsi, è stabilissimo sto mazzo. E da quando l'ho provato ho cambiato versione solo poche volte che appunto ci ho aggiunto lui. Ma se no basta, niente. Se si vuole veramente giocare Scapegoat e Metamorphosis, togliete questi due. Altrimenti giochi questi due e non giochi il resto. E per me lui è molto più forte, cioè lui è veramente fortissimo. E va bene ragazzi, con oggi finiamo qua. Ringrazio Christian di supportarmi ogni volta. Sì, sì, un sacco. Per questi video. E vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i miei social e se vuole anche i suoi. Ah sì, addirittura, grazie. E quindi state easy e noi ci rivediamo sempre qui con un nuovo video. Ciao a tutti. Bye.